Cronache digitali. Informazione e formazione sulla cyber security. Per non addetti ai lavori. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo. Oggi parliamo di due termini che è necessario che conosciate, che vi spieghi un po' più nel dettaglio, perché sono termini ricorrenti nel linguaggio della cyber security e comunque dobbiamo conoscerli. Anch'io l'ho già utilizzati in qualche podcast, ma mi sono reso conto che probabilmente è meglio fare un piccolo approfondimento. Mi riferisco a vulnerabilità e vettori di attacco. Partiamo da vulnerabilità, che è il concetto chiave nel mondo della cyber security. Se andiamo a vedere su Wikipedia, troviamo una definizione che ci spiega esattamente cosa significa vulnerabilità. Leggiamo: la vulnerabilità può essere intesa come una componente di un sistema in corrispondenza della quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, il che rappresenta un punto debole del sistema e consente ad un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza. In altre parole, questo è il concetto chiave che sintetizza direi tutto perfettamente, una vulnerabilità è una falla che può consentire ad un attaccante di compromettere un sistema informatico. La domanda che magari qualcuno si può giustamente porre è: ma perché esistono queste vulnerabilità? Non conviene pensarci prima e creare già un sistema informatico, un hardware che sia sicuro al 100%? In realtà oggi è impossibile creare un sistema sicuro al 100%, perché è considerata appunto la complessità di programmi e dei sistemi informatici oggi. Ci sono talmente tante variabili, talmente tanti fattori in campo, talmente tanti software che devono interagire tra di loro, che qualcuno può risultare vulnerabile. Ma facciamo un esempio pratico. Pensiamo ad esempio alla nostra telecamera, che a caso in ufficio ci permette dal nostro smartphone di poter vedere ciò che accade all'interno del luogo dove è installata. Una cosa fantastica che fino a pochi anni fa era impensabile, ma che oggi grazie ai sistemi informatici, alla tecnologia, è facilmente realizzabile. Ecco, un sistema di questo tipo, che ormai è alla portata di tutti, se proviamo ad analizzarlo anche a livello macro per capire come è strutturato, ci accorgiamo subito della sua complessità. Facciamolo insieme. Intanto c'è la telecamera, che ha un suo software di gestione e un suo pannello di controllo con una propria username e password di accesso. Troviamo poi la telecamera, che deve essere collegata a una rete. Questa rete a sua volta dovrà essere gestita da un apparato per poter accedere ad internet. Questo apparato, che di norma è un router, anche lui ha le sue credenziali di accesso, username e password. Inoltre questo router deve essere configurato per lasciare in qualche modo una porta aperta, una via di accesso dall'esterno, per poter tramite il nostro smartphone accedere alla telecamera. Infine abbiamo anche l'applicazione sul nostro smartphone, che è anch'essa un software con le proprie credenziali di accesso. Ecco, in tutto questo sistema che noi utilizziamo con un click, con un dito, in realtà i punti deboli e quindi le vulnerabilità che possono nascere sono parecchie. Ad esempio, il software di gestione della telecamera deve essere aggiornato, perché altrimenti potrebbe essere facile accedervi con username e password che non sono state settate a un livello di sicurezza importante. Il router anch'esso deve essere configurato in maniera precisa, perché altrimenti la porta che noi lasciamo aperta può diventare una via di accesso per malintenzionati. Quindi insomma, sono tanti gli aspetti che ruotano attorno anche a un sistema che all'apparenza è veramente molto semplice. Quindi, per concludere, le vulnerabilità, ricordiamoci, sono delle falle su un sistema o su un software che, una volta scoperte, vanno eliminate il prima possibile.
Vettore di attacco. Il vettore di attacco invece semplicemente è una modalità di ingresso in un sistema informatico o in una rete, che consente quindi a una persona, di norma un criminale informatico, di compromettere il sistema o di prenderne il controllo. Il termine vettore di attacco è un termine generico che si usa appunto per descrivere la modalità. Ad esempio, l'errore umano può essere considerato un vettore di attacco, un collegamento wifi o una rete wifi può essere considerata un vettore di attacco, una chiavetta USB può essere considerata anch'essa un vettore di attacco. Quindi diciamo è una terminologia che si utilizza appunto per identificare il modo in cui il criminale informatico o comunque l'entità esterna prova a penetrare in un sistema protetto. Con questo è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!